L'undicesima di squadra, com'è andata questa gara? Ma è gara abbastanza tirata e niente, oggi devo ringraziare la squadra in primis che ha fatto un lavoro fantastico per tenere chiusa la corsa e sul finale insomma ho dovuto solo fare la mia volata e sono riuscito a vincere. Terza vittoria a Gussago, quella un po' più particolare, giusto? Però adesso c'è un viaggio un po' particolare al sud. Quali sono le aspettative per i campionati italiani in Sicilia? Ma domani si parte per questo italiano, aspettative di fare una bella gara. Sicuramente sarà una corsa dura, molto tirata e anche gli avversari saranno più agguerriti. Ce la metterò tutta per fare del mio meglio. Alex Rota Scalabrini e Michael Zanetti, è mancata una bicicletta per festeggiare la prima vittoria, tra l'altro nella gara di casa. Sì, come detto prima c'è grosso rammarico, anche perché oggi puntavamo alla vittoria, anche perché non solo correvamo in casa ma sarebbe stata la prima vittoria stagionale, perciò ci tenevamo molto. È un periodo che siamo tutti in forma, perciò eravamo lì tutti alla fine belli uniti, puntavamo sicuramente a far bello. Io sono partito lungo qua all'arrivo, avevo ottime possibilità di vincere, anche perché vengo da un secondo posto regionale, poi però con Sony mi ha saltato gli ultimi 50 metri, purtroppo non sono riuscito a tenergli testa, mi dispiace per Carlo che comunque va bene, contento. Con Michael invece parliamo un pochettino della gara in generale, più in particolare la fuga che è partita dopo il GPM del Cenate. Sì, dopo il Cenate siamo andati via in un gruppetto di una quindicina e collaboravamo bene, poi alcuni tentavano di scattare ma non sono riusciti ad andare via. Poi a un chilometro e mezzo è partito il mio compagno Zaffaina, ciò che non è riuscito ad andare, allora ci ha tirato fino a 800 metri. 800 metri e si è messo davanti Berto e Tocchella per tirare la volata con Sonny. Poi il mio compagno Alex l'ha anticipato 200 qualcosa e speravamo in lui nella vittoria, anche io speravo di vincere perché vincere in casa è sempre un orgoglio, però secondo e terzo può andare bene. Roland Garcia e Marco Rocca dalla ciclistica trevigliese, protagonisti nel finale di gara con la fuga che praticamente ha deciso la competizione. Com'è stata questa gara? L'ultima salita mi trovo bene lì nelle prime posizioni, ho tenuto duro fino alla fine. Qua gli ultimi 2 chilometri ho provato ad andare via ma non riuscivo. Marco Rocca invece quinto al traguardo in volata, se non sbaglio. Sì, dai, siamo arrivati in volata dopo aver fatto il Cenate che ha deciso la gara, perché siamo rimasti in gruppettino in volata, gli altri erano più forti di me, mi accontento di un quinto posto che non è male, dai. Comportamento di squadra com'è stato? Vi abbiamo visto l'attacco anche prima del Cenate. Sì, il nostro intento era di tirare fuori la fuga, siamo rimasti noi due sul finale e possiamo dire che è andata comunque bene, dai.